Ciao a tutti Pokéfanatici, il mio nome è Federico, probabilmente meglio conosciuto sulla community Pokémon come Federic95ita. Oggi sono qui per condividere con voi la mia storia con questo Draw My Life, perché abbiamo raggiunto un traguardo che ha dell'incredibile. 100.000 persone iscritte al mio canale, che ha trattato da sempre un argomento di nicchia. Per me è veramente molto importante. Grazie tantissime per avermi dato tutta questa fiducia. Vi prometto che non vi deluderò mai. Ma a parte questo, perché non ci conosciamo meglio? È vero, siete 100.000, ma sapete veramente poco di me. È ora di svoltare pagina. Mettetevi comodi e ascoltate la mia storia. Tutto iniziò 20 anni fa e nella magica Roma, il 6/11/1995, nasce Federico. E sì, avevo già il codino quando sono nato. Ma da chi è nato? Mamma Claudia e papà Luca? Non sto qui a dirvi cosa avevano fatto i miei 9 mesi prima. Ero un bambino a dir poco scatenato, che sin dalla giovane età ne combinava già di tutti i colori. Non vi sto a raccontare quante ne combinava a scuola. Per i primi 8 anni della mia vita ho vissuto al centro di Roma, ma poi per staccarci dalla ghiacciosa città e per l'arrivo del mio fratellino Gabriele, io e la mia famiglia abbiamo deciso di trasferirci a Marina di Cerveteri, in una enorme villa in un paesino a 40 km da Roma, dove il divertimento, mare e figa non mancava. Ok, forse ero ancora troppo piccolo per quella. La mia passione per i Pokémon non è nata tanto per le console, anche se già possedevo il Game Boy Color con Pokémon rosso, blu, oro, argento, ma tanto per il gioco di carte collezionabili. Passione che purtroppo non sono riuscito a trasmettere a mio fratello. Purtroppo. Set base, jungle, fossil, team rocket, povera mia nonna, quanti soldi gli ho fatto spendere. Tutti set che collezionavo dalla giovane età e che mi sono portato avanti nel collezionare fino alle superiori, quando ho deciso di aprire il mio canale YouTube. Al tempo l'unico scopo che avevo nel fare video era fare nuove amicizie online e scambiare carte con tutto il mondo. Non mi sarei mai aspettato un giorno 100.000 persone. E tantomeno mi importava delle visualizzazioni, dei mi piace. Ma non potevo di certo ignorare tutte le persone che guardavano i miei video. E quindi decisi di intrattenere il mio pubblico non solo facendo vedere le mie carte, ma anche spacchettandole. Inutile dire che la mia passione aumentò sempre di più con il passare degli anni. Ed era ora di dimostrare ciò che avevo imparato. Volevo allargare il mio pubblico e quindi decisi di iniziare quel che porto tuttora. Gameplay, top, Pokepasta e tutto quello che riguarda il brand Pokémon. Ma perché non ho portato più spacchettamenti di carte sul mio canale? Perché ragazzi, una volta finiti i primi set, non avevo più motivo di continuare a scambiare. E spacchettare era diventato troppo costoso. Veramente troppo. Quindi dovevo trovare un'altra forma di intrattenimento. E abbandonare gli spacchettamenti mi è dispiaciuto molto. Magari però in futuro li riporterò. Dipende tutto da voi. Ma ora mi sono spinto veramente troppo oltre. Questo era un riassunto del mio percorso di YouTube. Ma oltre a fare video e giocare a carte, cosa facevo durante la mia vita? Beh, sin dalle fine elementari fino alle superiori ho sempre fatto sport. Infatti ho giocato a calcio per tantissimo tempo. Non ero affatto male come portiere. Ho fatto anche vari provini, come per il Siena o il Cesena. Attualmente gioco amatorialmente, ma si sa, non si può fare tutto nella vita. La giornata è composta da 24 ore e quindi c'è da fare delle scelte. YouTube, scuola, calcio, ragazzi, amici e tant'altro. Qualcosa ho dovuto eliminare. Il calcio non era la strada che volevo intraprendere e non mi ripento delle mie scelte. In questi anni ho continuato ad andare a scuola. Finite le medie ho iniziato le superiori e dato che mio padre lavorava in pasticceria ho deciso di intraprendere la sua carriera di pasticcere. E quindi scelsi l'istituto alberghiero. Come ho detto, a scuola ero tremendo. Qualsiasi scusa era buona per non studiare. Per fortuna ne sono uscito sano e salvo, con un bel 75, che non è il massimo, ma mi sta bene. Il giorno dopo la maturità mi sono trasferito. Sì, di nuovo. Questa volta però a Trento. Sì, è stato un trauma. C'è un bel distacco da Lazio al Trentino Alto Adige. Ma che ci volete fare? Per opportunità lavorative e stile di vita differente e soprattutto per il nostro futuro, mamma e papà hanno fatto questa scelta. Addio a tutte le amicizie create in 18 anni di vita. Samuele, Davide, Valerio e altre 500 persone. Tornerò a trovarvi. Ma perché proprio il Trentino Alto Adige? Semplice, mamma romana e papà trentino. Quindi ha deciso di ricongiungersi con i suoi parenti. Ma Federic, come fai di cognome? Che ci crediate o no, è Profizer, cognome tedesco. Quindi sì, sono un romano trentinese. Non vi nascondo affatto che i primi mesi a Trento sono stati infernali. Non conoscevo nessuno, avevo solo le amicizie virtuali e la mia gattina duchessa. Iniziai a lavorare con mio padre in pasticceria e continuai a caricare video.
quindi le giornate passavano anche abbastanza veloci, ma ero distrutto e mi mancava sempre qualcosa. Per fortuna, sempre grazie a YouTube, ho conosciuto Chris, il mio amico per eccellenza tuttora, che non mi ha mai tradito ed è sempre disponibile per qualsiasi cosa. Ti voglio bene. Passò un anno intero qui attento e smisi di lavorare in pasticceria perché volevo dedicarmi totalmente alla mia reale passione, il videomaking. E con YouTube feci dei salti da gigante, ormai era diventato quasi un lavoro. Mi ci impegnavo tanto e portai delle serie mai viste in Italia, come le Nuzlocke Randomizer e le Nuzlocke Co-op. Con Chris, anche detto Tizio 20, iniziamo anche a viaggiare e ritrovarmi con tantissimi altri YouTuber che non avevo mai visto in faccia. Andammo a fiere come il Games Week, Video Game Show e Romix, e lì incontrai per la prima volta i ragazzi della Poke Crew e tanti altri gruppi simpaticissimi come Lel, che non avevo mai visto in faccia. Conobbi anche uno YouTuber abbastanza cinico ad una di queste fiere. Forse il più cinico di tutti, il signor Hello Motherfucker! Ok, sì, lo fa sicuramente meglio lui. Il signor Camperigno, che abitava anche lui a Trento. A Trento siamo veramente quattro gatti. E allora chiesi ad Andrea: perché non collaboriamo? Siamo se no 5 o 6 youtuber, aiutiamoci a vicenda. E fu così che nacque, in un grande riassunto, la banda del Trentino, formata da me, Lever, Chris e Spawn. Inutile dirvi che ci siamo fatti tante di quelle risate. Il 2015 è stato un anno fantastico, ma per raccontarvelo tutto ci vorrebbero ore e ore di Droma Life. Ma non mi basterebbero i fogli, anche se sto disegnando su una tavoletta. Voglio comunque dedicare un foglio speciale a tutta la Illuminati Crew, che è stata gentilissima con me e mi ha aiutato tanto nel mio percorso di YouTube. Senza di loro non sarei qui ora. Grazie veramente. E ora passiamo al 2016, un anno che è molto significativo per me per vari traguardi. Finalmente ho iniziato a collaborare con Nintendo Italia e con l'uscita di Pokémon Go il mio canale, soprattutto nell'ultimo periodo, è diventato seguitissimo. Sono veramente molto contento che moltissime persone si siano riavvicinate a questo brand. Grazie a questo ho fatto moltissime collaborazioni e questo mi ha dato modo di crescere. Ma il 2016 mi ha dato anche altro. 5 mesi fa conobbi una persona molto importante. Al Video Game Show a marzo andai da solo, senza nessuno, perché la fiera non era di grandi aspettative, ma qualcosa mi disse di andare. Una fiera tranquillissima, piena di fan e tanti giochi divertenti da provare. Lì conobbi Michelle, una ragazza imbarazzatissima nel chiedermi una foto, ma per fortuna si fece coraggio, perché se non l'avesse fatto, adesso non era l'amore della mia vita. Ti amo. Beh, che dire, ecco svelato il motivo per cui mi vedete spesso a Milano. Non posso raccontarvi tutto, ma il più importante ora lo sapete. Vorrei ringraziare tantissime persone in questo video, ma ci vorrebbero ore e ore. Quindi do un grazie generale sia a tutte le 100.000 persone, sia a tutti quelli che mi hanno aiutato in questo percorso, compresi i miei genitori, che mi hanno permesso tutto ciò. Grazie, perché adesso posso fare veramente quel che mi piace fare. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un prossimo che spero gradirete come avete fatto finora. Sempre forti, Road to 200K!